Salve, parlerò in italiano. Spesso ho parlato in modo polemico di coloro che parlano tante lingue e sono arrivato alla conclusione che avevo ragione. Almeno, avendo incontrato nella vita reale una di queste persone che parlano italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, esperanto, svedese, giapponese, non so quante lingue, me le ha snocciolate davanti, proprio pa. Io avendo già visto tutte queste persone su YouTube e ha detto: ecco, questa è una nella vita reale. O una signora, non so quanto aveva, fra i 60 e i 70 anni, con accento straniero, non era italiana. E mi dice: tu insegni inglese? E io ho detto: io insegno solo italiano e inglese, anzi inglese più che altro, facendo notare, tutte queste lingue. Io per... mi sembra una malattia saperne 10-11, nel senso una fissazione, un'ossessione. L'ho detto in tono scherzoso, ma non tanto. Non avendo visto la solita reazione di di meraviglia, di stupore, di ammirazione è rimasta un po' così. E questo mi fa capire che la motivazione di queste persone che parlano tutte queste lingue è che loro siano consci o no, stupire, sentirsi più importanti, aggiungere, diciamo, un trofeo fra i vari test di alci o di cinghiale che hanno appesi, cioè una lingua in più. A me questo non fa né caldo né freddo. Io penso che il mondo ha bisogno di molte più persone che parlano due lingue, massimo tre, che poche persone che ne parlano 12. Comunque, inglese, sai cos'è vowel reduction? Ora, questo termine a me non era familiare, ma è praticamente il fatto che in inglese le sillabe atone vengono pronunciate invece della vocale che è scritta, cioè animal, technical, minor. Avendo visto che io questo termine non lo conoscevo, si è accanita pensando di aver trovato il solito ignorante. Purtroppo io non sono il solito ignorante e mi dà fastidio il tono di paternalistico che alcune persone che si sentono importanti perché non avendo un cazzo da fare nella vita imparano 12 lingue, quando una persona magari preferisce passare tempo a approfondire le due o tre che sa e a fare altre cose tipo musica, sport. Ma sai che io ho detto: guardi, io preferisco parlare lingue diverse proprio per non confondermi, perché lingue simili, tipo spagnolo, italiano, portoghese o francese o tedesco o olandese, ci si porta a confondere. Però sono tutte lingue indoeuropee, grazie al cavolo, lo sapevo che sono lingue indoeuropee, mi occupo di lingue, se io dico che mi occupo di lingue professionalmente, non venirmi a rompere le scatole, non sai chi hai davanti. Io ho capito l'attrezzo che avevo davanti e ho cercato di dire: guardi, per favore, di solito non bisogna parlare con sconosciuti di religione, di politica e di sesso, e io ho aggiunto e di lingue, come per dire: non mi rompere le scatole perché io ho le mie opinioni. Tu sei venuta da me non sapendo chi sono, cosa so
e quant'altro, e vieni con questa sicumera, quest'aria da sto cavolo. E io ho detto: guardi, insegno inglese. Ah, perché io so. Prima mi ha prospettato che non so di quale paese del nord Europa era, adesso si scopre che era inglese madrelingua. E io ho detto: buon. Sì, ok. Io proprio la soddisfazione di parlare inglese con questa persona la volevo dare. Vengono lì curiosi di sapere se sei il classico italiano che sa l'inglese così perché l'ha fatto e non è questo il caso. E praticamente la mia opinione che questi plurilinguisti sono dei gran cacacazzi che usano questa loro conoscenza, poi non tutti tanto approfondita dal numero di lingue, per stupire altre persone, per sentirsi importanti, perché hanno altri campi nella vita in cui invece si sentono deficienti, in entrambi i sensi della parola deficiente. Questa mia opinione è stata confermata dai fatti, quindi io preferisco sempre non stupire dicendo parlo questo, parlo quell'altro, suono quello strumento, suono quell'altro. Se vogliono sentire come suona uno strumento, vedono e basta, non gli devo dire ah, ma suono anche la tromba, il trombone, a meno che non mi serve per lavoro perché hanno bisogno di una persona che suona, però generalmente che suona diversi strumenti. Generalmente questo sfoggio di lingue è superfluo e spesse volte controproducente, e poi sono persone estremamente sgradevoli. Arrivederci.